Stamattina un'operazione di bonifica fatta con i giardinieri del comune, con i lavoratori della SIA e con tutto il personale del comune che sta dimostrando in questa occasione che davanti a un progetto chiaro, alla volontà dell'amministrazione di voltare pagina anche in tema di arredo urbano, di qualità e vivibilità delle nostre strade, delle nostre piazze, di luoghi storici come questo fossato che era stato abbandonato per anni, sono in prima fila insieme con l'amministrazione per dare un senso e una nuova immagine a questa città di Napoli. Questa stamattina vuole essere un segno importante, questo è l'accesso alla città, è uno dei punti di arrivo alla città di Napoli. È chiaro che seguiranno altre operazioni di bonifica, ma alle bonifiche poi bisognerà far seguire una campagna di informazione, di sensibilizzazione per evitare che nel giro di qualche settimana o qualche mese questo fossato possa tornare alle condizioni indecenti in cui l'abbiamo trovato oggi.